stanno a di a me stanno a di che è fatta per certi sai. Così de botto, senza senso. Allora. Isai. Non dico che è proprio una pippa scandalosa, però sinceramente non è sto grandissimo giocatore. Non è sto grandissimo giocatore, preferivo qualcosa di, diciamo, un po' più caruccio, però. Se è fatto, è fatto. Allora, Isai, proprio un video al volo per appunto annunciare, perché ci sarà appunto l'annuncio poi tra pochi giorni, quindi, però, OneFootball, Code, non è fatta, quindi è fatta. Sicuramente Isai viene per fare il titolare, io almeno credo. Cioè, o il titolare o va a fare comunque, ecco, il titolare a sinistra, se Lazzari lo tiene sulla destra. Perché comunque, detto, Isai è al parametro zero, quindi comunque l'hai preso da poco. Era l'obiettivo insieme a Maximovic, comunque erano due giocatori che ti potevano far comodo. Però, per il momento, ho preso soltanto Isai e Kamenovic, occhio Kamenovic anche. Che tante, sono molto fiducioso per lui, perché è un giocatore che può crescere tanto. Allora, Isai è un giocatore che, allora, ma a parte gli scherzi, a parte tutto, ho letto 1,5 milioni all'anno. Mi ricordo se è un Non, adesso non ho letto bene proprio la trattativa, come si è compiuta, quindi. Però comunque ho visto 1,5 all'anno, tipo gli danno, quindi non lo so, poi posso pure sbagliare, però l'ho visto molto velocemente stamattina, e poi comunque non ci ho più messo, non so più andare più a vedere, perché comunque ho detto vabbè, casomai poi faranno uscire bene la cifra, no? La fanno uscire meglio, poi casomai ecco su Sky la fanno uscire meglio. Scusate, ecco. Allora, dicevo, poi andrò a vedere bene la cifra, però comunque, poi comunque scendono le notizie, ecco, su Sky anche, ecco, quindi fanno uscire bene la cifra, però comunque l'importante è che comunque l'hanno preso, poi loro hanno visto bene come compiere la trattativa. Allora, lui è il terzino destro. È un terzino destro, quindi è un giocatore che comunque ci serve per 4-3, quindi con i terzini, quindi non più di esa 3 di esa 4, quindi comunque è un acquisto importante, è un acquisto comunque già meglio di, che ne so, di Fares, di non lo so, già un acquisto un po' più mirato, ok, e niente, comunque terzino destro, può fare anche il sinistro, però lui è proprio destro. E leggevo appunto altre notizie oltre a Isai che abbiamo preso, appunto, ecco Kamenovic. Altre notizie: si sente di grado andare all'Inter, di Correa dell'Arsenal. Quindi, comunque, ecco anche dei prestiti di quelli che stanno tornando. Che Sarri vuole un attimo valutare e vedere. Però, per me, ecco, si parla di Vavro che appunto lo vorrebbe tenere, vuole valutarlo e vorrebbe tenerlo perché potrebbe essere buono per la sua difesa, nella difesa a 4, appunto, una difesa a 4, visto che comunque lui ha già una difesa a 4, quindi casomai potrebbe rientrare, potrebbe essere clamorosamente di aiuto. Poi, casomai, comunque, con Lovesca comunque ha fatto bene, visto che comunque ha fatto, che okay, mi sa, un gol l'ha fatto, mi sa, poi comunque ha provato a salvarsi con Lovesca, però. Niente, quindi ci ritorna a noi. Johnny penso che lo dobbiamo piazzare, perché lo dobbiamo piazzare. Così come lo dobbiamo piazzare pure i vari giocatori della Salernitana. Quindi diciamo c'è un lavoro da fare dietro. Però detto, adesso si sta pensando all'Europeo, quindi casomai non è che si può vedere tanto la squadra e tutto. Quindi quelle poi sono cose che si vedranno dopo comunque. Però intanto bisogna parlarne perché si parla di futuro, si parla del futuro della Lazio, che per me con Sarri potrebbe essere veramente
importante, importante. Quindi, comunque, prendendo Isai, ecco, Love to Cheek, si continua ancora a parlare, cose che si vuole prendere nel mirino, soprattutto ho letto anche, per l'attacco, ho letto anche di Ronnie Lopez, esterno, classe 95, ha giocato, appunto, era in prestito al Nizza, che però era però di proprietà del Siviglia. E un giocatore che ho visto, lo conosco, è un giocatore che, diciamo, un po' così, diciamo, un po' non proprio perfetto, però casomai potrebbe essere una buona scelta, potrebbe essere una buona scelta, quindi speriamo bene e nulla, perché se vendi Correa sicuramente, ecco, riprende un giocatore top per l'attacco. E si parla, ecco, appunto, anche di Caicedo all'Inter, quindi forse penso che comunque in attacco ci sarà anche lì una evoluzione importante. Sempre il stesso, ecco, Politano, Rascica. Quindi comunque, ecco, Insigne, scordare proprio Insigne proprio mai nella vita. Si riparla, ecco, di Felipetto, si riparla di Felipetto, si parla di un ritorno, perché nel 4-3 potrebbe essere veramente pazzesco. Quindi ritornare comunque in una squadra che vuole ambire a ritornare grande, a ritornare grande, a ritornare una big veramente, una big veramente, e quindi si parla anche di un ritorno di Filippetto. E che a me, io sinceramente mi sento male, se viene Filippetto mi sento male, perché Felipe Anderson è Felipe Anderson. E niente, per chiudere questo video posso dire, appunto, ecco, vi sei fatta, adesso devi fare le visite mediche, tutto quanto, qua annuncia. Diciamo che, ecco, sono felice un po' a metà, nel senso, non so proprio come è giusto che sia, comunque Isai è un grande giocatore, però comunque casomai con Sarri si può ripià, si può, non lo so, può esplodere, non lo so, qualcosa, casomai diventa fenomeno, magari, oh, te dico ferma, oh, prendi Isai così a parametro zero, diventa il miglior terzino della serie, no, beh, scherzo, diventa un terzino buono insieme a Lazzari, dico, ha fatto, hai coperto due ruoli che ti servivano già. Però staremo poi a vedere. Comunque, vedremo altre notizie, vedremo un po' come si evolve tutto quanto. Mo' ci sta ancora europeo, quindi ecco, mo' ci sta la Svizzera, tutte le cose. Vedremo poi più là. Vedremo un po' più là, però dai, Isai ci può stare, ci può stare. Mo' vediamo un po', detto, che succede. E niente. Sempre e comunque Forza Lazio. Dai, raga, buon Isai, va bene Isai. Dai, Sarri, a me se mi porti Insigne, mamma mia, mi sento male se mi porti Insigne, Sarri!